Madrid, un altro capitombolo inatteso, l'ennesimo della stagione, e il Real Madrid e ovviamente il suo allenatore finiscono di nuovo nell'occhio del ciclone. Lo scivolone casalingo di domenica sera contro la Real Sociedad, condito questa volta anche dalle polemiche sulla VAR, ha fatto ripiombare a 10 lunghezze dal Barcellona capolista i Blancos, al momento i quarti nella Liga, con 30 punti in 18 giornate, preceduti anche da Atletico Madrid, 35, e Siviglia, 33. E così la stampa spagnola va giù duro, non salvando nessuno, né giocatori né tanto meno il tecnico Santiago Solari, riportando di attualità le possibili soluzioni per far uscire le merengues dal tunnel con l'arrivo di tecnici di cui si era già parlato in passato come l'italiano Antonio Conte e il portoghese José Mourinho, a sua volta di recente esonerato dal Manchester United. Le critiche della stampa sportiva iberica, per uno dei maggiori quotidiani spagnoli come Marca, si tratta di una crisi senza fine, mentre secondo ES è la peggiore carestia da 25 anni a questa parte. I Blancos hanno fatto solo 26 gol, il Real Madrid non aveva numeri così disastrosi dalla stagione 1993-94. I tifosi cominciano a rimpiangere e a sospirare per l'addio a Cristiano Ronaldo. Sulla sua pagina web l'altro quotidiano specializzato spagnolo Mundo Deportivo spara: il Real è in agonia e Bale scappa via con la sua auto dal Bernabéu al 78 con la sua squadra sotto 0-1. Anche il generalista El País va giù duro contro il Real Madrid, puntando il dito soprattutto contro l'allenatore reo d'aver messo male in campo le merengues. Al Bernabéu prevale la realtà. Dopo la sosta la squadra di Solari è apparsa inconsistente e disordinata. Modric: l'allenatore non c'entra, noi andiamo a un campo. Una feroce autocritica dopo il co al Bernabéu arriva in particolare da Luka Modric, che allo stesso tempo salva Solari, chiamato al capezzale della squadra dopo la cacciata di Lopetegui. L'allenatore sta facendo un buon lavoro, prepara le partite molto bene, ma non può segnare, non può evitare quello che ci è successo all'inizio, sta facendo il suo lavoro, ma i giocatori sono quelli che scendono sul campo. Le parole dell'asso croato e pallone d'oro: non possiamo fare schifo all'inizio di ogni partita, dobbiamo parlare chiaramente, non è una questione di fortuna, creiamo molto, ma la palla non entra, nonostante ci impegniamo molto, ci sono ragioni che spiegano perché le cose non stanno andando bene, il gol è il nostro problema. Ci sono più cose che non vanno, però dobbiamo essere soprattutto più concreti sotto porta. Dobbiamo poi essere più uniti in campo ed evitare in futuro di cominciare sempre male. Sintomo di una mancanza di concentrazione. Ci sono molti giocatori che non si esibiscono al meglio e io sono il primo, devo migliorare e sono qui per assumermi la responsabilità, ragionare da uomini e risolvere i problemi. Dopo l'addio di Zidane si fa sentire dunque l'assenza di un finalizzatore come CR7 nei Blancos, in evidente crisi di risultati. Tuttavia non si appella ai casi di VAR o alle decisioni arbitrali, che pur hanno penalizzato il Real, il numero 10. Sogno estivo dell'Inter. Dopo aver glissato sulla finestra invernale di calciomercato "il mercato non mi riguarda, ci sono persone che decidono, magari l'arbitro non era in giornata ma il nostro problema non è l'arbitro o il VAR, anche se non ci hanno aiutato, i nostri problemi sono altri", niente alibi, dobbiamo sederci e parlarci. È un momento complicato per tutti. Dobbiamo stare insieme e confrontarci per uscire da questa situazione. Fa male, ma come ci sono dei motivi quando va tutto bene? Ce ne sono per sapere perché le cose non stanno andando nel giusto verso. Dobbiamo ragionare da uomini e sistemare cose. Dobbiamo migliorare mentalmente e fisicamente, pensare a una partita per volta e non al Barcellona o ad altre squadre che hanno 10 punti in più. Anche il nostro livello di gioco deve crescere. Conclude Modric con un chiaro messaggio allo spogliatoio: questa squadra ha qualità e classe per uscire da questo momento.